Questa probabilmente è l'unica statua a un dio eretta nel paese dei Soviet. Mercurio, il dio dei mercanti e degli affari. Accoglie gli ospiti dell'hotel Mezhduna Rodnaya, cioè hotel internazionale. Potremmo essere nell'atrio di un albergo di Francoforte o di Dallas, ma siamo a Mosca. Qui c'è la sede delle rappresentanze di tutte le maggiori ditte occidentali e giapponesi che hanno rapporti di affari con l'Unione Sovietica. Questo albergo è chiamato anche centro commerciale Hammer, dal nome del cosiddetto miliardario rosso, il grande finanziere americano che, qualunque fosse lo stato delle relazioni est-ovest, ha fatto affari con tutti i leaders del Cremlino, da Lenin in poi. Proprio a Armand Hammer fu commissionata la costruzione di questo albergo, in funzione da un paio d'anni. Non sono solo queste le immagini insolite rispetto a luoghi comuni e stereotipi che si presentano oggi a Mosca, al turista o all'uomo di affari occidentale. Sono anzi frequenti i segnali, i simboli di cambiamenti profondi, particolarmente nel costume, nel modo di vivere della gente. Queste invece sono immagini molto note. Come ogni giorno, migliaia di persone, che piova o che nevichi, faccia caldo o faccia freddo, attendono in fila per ore il loro turno per entrare nel mausoleo e rendere omaggio alla salma esposta di Vladimir Ilyich Lenin, la guida della rivoluzione d'ottobre e il fondatore dello Stato sovietico. Siamo di fronte a un culto, a un rito che non sembra avere nulla di cupo, a prima vista inspiegabile nel paese che dovrebbe essere laico per eccellenza. È difficile pensare a situazioni simili in un paese occidentale. Eppure, questo rito può far intuire quale sia il rapporto tra la gente e lo Stato sovietico, tra la gente e il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Allora ci si chiede, che cosa c'è di nuovo oggi? Quali sono i segni e come scoprirli di quello che è stato definito il ciclone Gorbaciov? Negli ultimi 10 mesi, cioè da quando Gorbaciov è al potere, nel nostro paese sono cambiate molte cose. I cambiamenti avvengono in tutti i settori della vita della popolazione, ma in misura diversa. I cambiamenti più grandi sono quelli dei quadri dirigenti del partito. 3 dei vecchi membri sono usciti dal Politburo, sono stati esentati dai loro incarichi più di 50 segretari dei comitati regionali del partito, più di 20 ministri dell'Unione Sovietica, centinaia di persone dai comitati urbani e rionali e da altre organizzazioni del partito. Ma i cambiamenti hanno toccato anche altri aspetti della vita. La lotta contro la corruzione e per il rafforzamento della disciplina è diventata più energica. Come sapete, viene condotta una grande campagna contro l'alcolismo. Si notano segni di disgelo nell'ambito della letteratura, del cinema e del teatro. Si notano cambiamenti alla televisione. Cambiamenti, insomma, avvengono in tutte le sfere della vita della società in maniera diversa. Come si evolveranno i fatti, mi è difficile dirlo. Per ora si può solo constatare l'esistenza di questi cambiamenti, approvati tra l'altro dalla stragrande maggioranza della popolazione. Chi parla così è Roy Medvedev, lo storico, autore di alcuni fra i più importanti studi sullo stalinismo. È uno dei pochissimi grandi nomi del dissenso rimasti in Unione Sovietica. La sua, rispetto ad altri dissidenti, è una posizione eccentrica e per questo forse particolarmente interessante per una valutazione di ciò che sta accadendo in questo paese.
Medvedev è un critico, non un oppositore del sistema. Fino a alcuni mesi fa lei subì restrizioni personali. Che cosa è cambiato? Credo che ora la mia situazione personale sia migliorata. Per quasi un anno e mezzo il mio appartamento è stato sorvegliato dagli agenti della milizia. Nessuno straniero poteva entrare nella mia casa, molti dei miei amici non potevano venire. Per strada mi seguiva sempre una macchina. Ancora prima, ai tempi di Andropov, mi avevano chiamato diverse volte alla procura. Ora la mia situazione è migliorata. Dalla primavera, dopo l'ascesa di Gorbaciov, le guardie sono scomparse da casa mia. I miei amici possono venire da me senza limitazioni. Posso incontrarmi di nuovo liberamente con gli stranieri. I parchi di Mosca sono affollati, i sabati e le domeniche. Le possibilità di divertirsi sono molte. Anche questa. Si chiama la festa delle foche. Una specie di sfida tra rioni. Chi supererà la prova, che non è solo nel fare il bagno, la temperatura esterna è di meno 18 gradi, entrerà a far parte del ristretto circolo delle foche. A questa gente la nuova dirigenza sovietica sta chiedendo molto. Il piano quinquennale che verrà approvato dal congresso del partito stabilisce che da qui al 90 e poi fino al 2000 l'intera crescita del reddito nazionale dovrà essere ottenuta soltanto attraverso l'aumento della produttività del lavoro. Morto Brezhnev alla fine dell'82, nodi e problemi della società sovietica sono venuti al pettine tutti insieme. Sono problemi di sviluppo economico e sociale, di gestione amministrativa e statale, di direzione politica. Problemi di tali dimensioni che hanno messo in discussione apparati potenti e equilibri di potere. Le resistenze al cambiamento sono state e rimangono forti. Il nuovo sembra essersi, almeno in parte, imposto con l'elezione alla più prestigiosa carica di questo paese, segretario generale del Partito Comunista, del 54enne Mikhail Gorbaciov, che, come abbiamo sentito da Medvedev, sta portando ai vertici dello Stato e del partito, a ogni livello, una nuova generazione di dirigenti, di 15-20 anni più giovane di quella che ha dominato fino a pochi mesi fa. Il 25 febbraio inizierà il 27esimo congresso del partito. A Mosca non si vede un solo ritratto di Gorbaciov o di altri dirigenti. Anche questa è una novità. Invece si susseguono lungo le strade manifesti e cartelli con le parole d'ordine del congresso. Dobbiamo arrivare al congresso, è scritto qui, con un alto livello produttivo. E ancora, lavorare con il massimo rendimento è il dovere patriottico di ogni moscovita. Questo cartello indica che il passaggio allo sviluppo intensivo è il primo obiettivo socio-economico e che l'accelerazione del progresso tecnico-scientifico è la condizione indispensabile dell'aumento del tenore di vita del popolo. Sono questi, da alcuni mesi, i temi centrali della vita politica in Unione Sovietica. I temi che saranno prevalentemente discussi al congresso del partito, che in questo paese, e se ne trova la testimonianza in ogni luogo, ha lo stesso rilievo politico generale che in un paese occidentale possono avere le elezioni legislative e il rinnovo del Parlamento. È la scuola numero 1140. La frequentano bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni che compiono gli studi dell'obbligo. È stata scelta insieme a un'altra scuola analoga di Novosibirsk per sperimentare l'utilizzazione del computer nell'insegnamento delle materie scolastiche. La riforma voluta da Gorbaciov, è stato uno dei suoi primi atti, prevede che entro il 1990 ogni scuola sovietica dovrà avere almeno un computer. Nei piani di sviluppo fino al 2000 è scritto, tra l'altro, e si tratta di evidenti critiche alle direzioni di Brezhnev e di Sernienko, che negli ultimi anni sono state applicate con ritmi insufficienti le nuove tecniche e tecnologie. Da quest'anno in poi, è scritto, l'assimilazione delle tecniche di calcolo da parte della gioventù deve diventare un importante fattore di accelerazione del progresso tecnico-scientifico. I nuovi programmi scolastici ci vengono illustrati da Boris Goldenberg, il direttore di questo istituto frequentato da 880 alunni. I corsi sui personal computer sono facoltativi tra la quinta e la nona classe, mentre negli ultimi 2 anni fanno parte dei normali programmi.
Programmi che allo stesso tempo, ci spiega il direttore, si prendono cura della preparazione ideologica dei ragazzi. Dai 6 ai 10 anni si è ragazzi della rivoluzione, questo distintivo all'effigie di Lenin da bambino. Dai 10 ai 14 si è pionieri e dopo i 14 si può aderire al Komsomol, l'organizzazione dei giovani comunisti. L'addestramento dei giovani all'uso del computer risolve solo in parte il problema dell'accelerazione dello sviluppo tecnico-scientifico. Occorre anche produrre i computer. Nel prossimo quinquennio sarà raddoppiata la produzione di calcolatori elettronici e dovrà essere realizzata la produzione in serie dei personal computer e dei programmi, il software, fino al soddisfacimento della domanda interna. La metropolitana di Mosca è un'immensa città sotto un'immensa città. Vi passano oltre 10 milioni di passeggeri ogni giorno. È famosa oltre che per la monumentalità di alcune sue stazioni, quelle degli anni 30 e 40, per la sua efficienza. Nelle ore di punta i treni passano ogni 80 secondi e un cronometro segnala agli utenti la frequenza dei passaggi. Non sono molte le città nel mondo dove è possibile vedere, come a Mosca, un flusso continuo, incessante e spettacolare di migliaia e migliaia di persone in ogni ora del giorno. Eppure uno dei problemi principali di questo paese è la scarsità di manodopera in generale e in particolare di quella qualificata e specializzata. Per l'addestramento professionale, abbiamo visto, si sta provvedendo. Ma il problema della disponibilità di forza lavoro è più complesso da risolvere. L'Unione Sovietica ha 275 milioni di abitanti, meno soltanto di Cina e India. Ufficialmente lavorano 120 milioni di persone. Negli ultimi anni vi è stato un calo delle nascite ed è diminuito il tasso della popolazione lavorativa, anche a causa di quello che è definito il buco demografico, determinato dalla morte di milioni di giovani durante l'ultima guerra. Il problema della manodopera e delle risorse è appunto uno dei nodi venuti al pettine dell'economia e della società sovietica. Per 11 piani quinquennali, cioè fino all'85, lo sviluppo si è fondato in sostanza, seppure con fasi di revisione e tentativi di riforme falliti, sui cosiddetti criteri estensivi. I piani indicavano le quantità di produzione e non consideravano la qualità dei prodotti, se venivano venduti o meno, gli sprechi e i costi, grazie alla enorme disponibilità di materie prime, dall'energia alla forza lavoro. Gorbaciov e con lui la nuova generazione di dirigenti hanno rivelato che così non è più possibile andare avanti. Si tratta, in sostanza, di prendere atto che le risorse, comunque immense, di questo paese non sono più facilmente accessibili, anzi, costano molto care o, come la forza lavoro, stanno diminuendo. Ecco perché c'è bisogno di più efficienza e meno sprechi. Occorrono investimenti, introduzione di tecnologie, riconversioni e ammodernamenti di impianti, uso razionale delle risorse. Solo a queste condizioni potrà svilupparsi d'ora in avanti la società sovietica. La parte economica del programma che verrà discusso al Congresso, che è stata largamente preparata da Gorbaciov e dal suo staff, non indica, secondo la tradizione, le tappe della costruzione del socialismo, ma solo dei realistici e raggiungibili obiettivi economici e produttivi. È proprio questa la sfida di Gorbaciov e della nuova generazione al potere. Per raggiungere i limitati obiettivi stabiliti bisogna cambiare quasi tutto, radicalmente e profondamente, è stato detto, nell'apparato economico sovietico. Alla mostra permanente delle realizzazioni dell'economia sovietica sono esposti satelliti, navicelle spaziali e missili che rappresentano il simbolo dei livelli raggiunti dalla tecnologia sovietica. Ma appunto sembrano rimanere per ora solo dei simboli rispetto all'intero apparato produttivo del paese. La sfida, la competizione pacifica con i sistemi capitalistici esige almeno che si pongano dei limiti a un'altra costosissima sfida. Quella degli armamenti. Gli impegni del nuovo gruppo dirigente del Cremlino risultano essere prevalentemente e, come abbiamo visto, necessariamente di carattere interno. Ma non c'è dubbio che la personalità di Gorbaciov e il suo stile si siano finora manifestati all'opinione pubblica mondiale con le iniziative di carattere internazionale. Gorbaciov sembra deciso a trovare un accordo sul disarmo con gli Stati Uniti.
Dal Cremlino sono giunte negli ultimi mesi molte proposte per creare le condizioni di un accordo. Proposte nuove che hanno consentito il vertice tra Reagan e Gorbaciov. La fabbrica di orologi Slava, cioè Gloria, una delle maggiori dell'Unione Sovietica. Vi lavorano 11.500 persone, di cui 9.000 operai. Sono in grandissima parte donne, 8.000. Il salario medio è di 190 rubli al mese, che corrisponde esattamente alla media dei salari mensili in Unione Sovietica. Il salario base è di 120 rubli, il resto è formato dai cottimi e da vari incentivi. Il consiglio direttivo, quello che da noi è il consiglio di amministrazione, è composto da una ventina di persone, tra le quali managers, tecnici, rappresentanti del partito e del sindacato. La stessa composizione di questo gruppo dirigente lascia intuire come possano verificarsi situazioni di interferenze, di sovrapposizioni di competenze e di distorsioni nella gestione aziendale. Non è facile stabilire, dal nostro punto di vista, entro quali confini possano rimanere separati responsabilità e compiti tecnici da responsabilità e volontà politiche. La Slava è una delle fabbriche coinvolte nel cosiddetto esperimento economico che fu adottato nel 1983 per mutare gradatamente nel sistema produttivo metodi di gestione e criteri di produzione. L'esperimento lungo il suo cammino è stato frenato, non si è imposto in modo continuo e coerente, ma dal gennaio di quest'anno esso è applicato a un complesso di aziende e consorzi di imprese dai quali esce il 50% della produzione nazionale. Dal 1 gennaio dell'87 non sarà più un esperimento perché i nuovi criteri e metodi saranno adottati da tutto l'apparato produttivo. In che cosa consista l'esperimento ci viene spiegato in questa fabbrica. Il Gosplan, l'organismo centrale di pianificazione di ogni produzione in tutta l'Unione Sovietica, stabiliva prima il volume globale della produzione e indicava tra l'altro modi e tempi delle forniture di materie prime e semilavorati, le cosiddette norme produttive, cioè i ritmi di lavoro, le tariffe di cottimo e altre forme di incentivo. La fabbrica realizzava il suo piano se dalle sue linee uscivano tanti orologi quanti erano stati stabiliti. Se erano di cattiva qualità e rimanevano invenduti, non aveva, dal punto di vista del piano, alcun rilievo. Adesso, invece, il piano viene concertato tra la direzione aziendale e gli organi centrali sulla base, in primo luogo, dei contratti che la fabbrica stipula con le aziende di distribuzione, vale a dire, soprattutto, sulla base della domanda di orologi. La direzione aziendale ha una larghissima autonomia nella gestione degli strumenti per realizzare il piano, dai rapporti con le ditte fornitrici alla quantità degli incentivi salariali che premiano chi lavora di più e meglio. Alla Slava, negli ultimi 4 anni, è diminuita l'occupazione ed è aumentata la produzione. Sarebbe in parte un errore pensare che l'esperimento economico consista solo in una maggiore autonomia delle aziende e in una diminuzione del peso e del rilievo della pianificazione centrale. Sembra di capire invece che il dato più nuovo, più rilevante, sia quello di una distribuzione di responsabilità dal centro fino ai singoli reparti di una fabbrica. È un rovesciamento che ha conseguenze non solo economiche rispetto al precedente sistema di gestione e di potere, che aveva sancito una specie di separazione tra zone di totale responsabilizzazione e potere e zone private di ogni responsabilità e di ogni potere. Dalle analisi pubblicate dalla stessa stampa sovietica, la pianificazione non ha funzionato non solo per una ipertrofia del controllo centrale, ma per una eccessiva diffusione di controlli centralizzati, che facevano e fanno ancora capo a vari ministeri ed enti. Il ristorante Moskva si affaccia sulla piazza della Rivoluzione, accanto alla piazza Rossa. Da noi diremmo che è un locale frequentato da una borghesia medio-alta. Qui distinzioni di classe non esistono per principio, per definizione teorica. L'economia e la società sovietica, secondo teoria e ideologia risalenti a Stalin, sono esenti da conflitti. Eppure delle differenze sociali esistono e si vedono. Studi e ricerche che mettono in discussione la pretesa omogeneità sociale del paese cominciano ad affermarsi. Anzi,
sembrano essere diventati uno dei supporti teorici della politica di riforme che Gorbaciov e il suo staff stanno attuando. Le differenze sociali in Unione Sovietica, nel senso di distinzioni di classi e di ceti, non si misurano o non si misurano soltanto all'apparenza sulla base dei redditi. Qui un operaio può guadagnare e guadagna molto più di un medico. Secondo le analisi degli studiosi degli istituti di economia e di sociologia di Novosibirsk, analisi tuttora riservate, lungo i decenni, con lo sviluppo delle forze produttive e della società, sono mutate gli interessi e le aspettative di vasti strati di lavoratori, come la manodopera più qualificata, i tecnici e i managers. Interessi e aspettative che sono stati compressi dalle regole della pianificazione centralizzata e dalla assoluta prevalenza del potere del partito a danno dello Stato e delle sue leggi. Lev Voznesensky era un professore di economia all'Università di Mosca ed è stato recentemente incaricato dal Comitato Centrale del Partito di chiarire e di divulgare attraverso la televisione i nuovi problemi e le nuove esigenze dell'economia sovietica. Professore, Gorbaciov ha più volte usato nei suoi discorsi l'espressione «i comunisti devono tornare a fare il loro mestiere». Che cosa intendeva esattamente? Che hanno fatto più del loro mestiere? La storia del nostro paese è complicata. Sapete che ci sono state delle burrasche e questo non poteva non riflettersi anche sui metodi di direzione economica. Per realizzare le riforme nell'economia dobbiamo valutare e valorizzare il ruolo di ogni istituto politico, compreso il partito. Ma nel nostro paese il partito non è solo un organismo politico, è il partito guida e quindi è inevitabile che presti molta attenzione ai processi economici, solo che non deve sostituirsi agli organismi governativi di direzione dell'economia. Nelle condizioni di oggi, ogni sostituzione della funzione degli organismi direttivi dell'economia da parte del partito non è giustificata e può portare a conseguenze molto negative. Per attuare le riforme, allora, occorre mettere in conto ufficialmente la presenza e l'insorgere di tensioni sociali che saranno e già sono determinate dai gruppi e dai ceti che sostituiranno i gruppi e i ceti che sinora hanno dominato. Nei discorsi di Gorbaciov è costantemente presente il tema del rafforzamento della democrazia socialista, dell'allargamento della partecipazione, dell'esaltazione delle competenze e dei ruoli, a cominciare da quello del partito. È tutto da vedere sino a quale punto e sino a quali conseguenze Gorbaciov vorrà o potrà imporre questo processo. Ed è tutto da vedere se gli apparati, le strutture di potere, le burocrazie e i ceti formatisi in oltre mezzo secolo si lasceranno eliminare. Uno degli ingressi del GUM, i magazzini generali dello Stato, costruiti già in epoca zarista. È il più grande punto di vendita di tutta l'Unione Sovietica. Ogni giorno, in media, è frequentato da 300.000 clienti che spendono 4 milioni di rubli. Si può avere solo un'idea, qui, in questo punto di vendita particolare e privilegiato, di quali merci siano disponibili e quanto costino. Un'idea anche di quale possa essere il potere di acquisto di un cittadino sovietico. Abbiamo visto che il salario medio è di 190 rubli. Sarebbe un errore paragonare questo salario ai nostri salari. Va tenuto presente, ad esempio, che l'affitto di una casa e tutte le bollette costano tra i 10 e i 20 rubli, cioè da un ventesimo a un decimo del salario medio. Inoltre è utile tenere presente che al cambio ufficiale con un dollaro si acquistano solo tre quarti di un rublo, mentre al cambio nero con un dollaro si acquistano tre rubli. La prima cosa che si nota è che alcuni prodotti simbolo occidentali, che un tempo sembravano ed erano molto desiderati, in particolare dai giovani sovietici, come la Coca-Cola o i jeans, sono prodotti oggi su licenza in Unione Sovietica e si vendono regolarmente, anche se a prezzi che incidono sul potere di acquisto medio più di quanto incidano in generale da noi. Altri metri per misurare il potere d'acquisto possono essere rappresentati, ad esempio, da pellicce che arrivano a costare 10 salari medi o televisori che costano 3 salari e oltre. Sembrano cifre spesso inaccessibili, eppure qui si spende molto e si compra molto. Limiti agli acquisti sono posti più che da redditi insufficienti da carenze di merci a disposizione.
Mosca sembra in generale ben fornita, ma appare anche molto privilegiata negli approvvigionamenti rispetto a qualsiasi altra città sovietica. Le famose file che qui vediamo, è una delle immagini più comuni di questo paese, sono provocate in parte da carenze di personale, ma soprattutto dalla assoluta insufficienza di punti di distribuzione e vendita e dalla inadeguatezza della produzione di merci di qualità, di qualsiasi tipo, dagli alimentari alle scarpe. Ogni nuovo e limitato arrivo di queste merci provoca affollamenti. Secondo dati pubblicati dalla stampa sovietica, i cittadini complessivamente consumano nelle file 65 miliardi di ore all'anno. È un dato abnorme che denuncia non solo la privazione di ore e ore di tempo libero imposta alla gente, ma anche la dimensione del problema che occorre risolvere per ridare efficienza alla macchina economica. Questa somma di carenze non deve far dedurre che lo status generale dei sovietici sia quello della povertà. I risparmi privati depositati nelle banche ammontano a 200 miliardi di rubli, una cifra enorme. Questa situazione si spiega con il fatto che i dati medi, come ovunque, ma in particolare in questo paese, hanno un significato molto relativo. Vi sono redditi dell'ordine di milioni di rubli che non sono ufficialmente catalogati e nemmeno valutabili. L'attività privata dei contadini, i colcosiani, metterebbe in moto un giro d'affari di 8 miliardi di rubli. I redditi derivanti dal secondo lavoro ammonterebbero a oltre 3 miliardi di rubli. Vi è diffusissima un'economia sommersa formata da lavoro nero e illegale, che però è spesso tollerato perché risolverebbe rapidamente, ad esempio in una fabbrica o in un kolkhoz, problemi che dovrebbero essere affidati a lente e svogliate burocrazie. Quando qui si considerano i livelli di reddito, bisogna aver presente che si tratta in generale di redditi familiari, dal momento che quasi tutti lavorano e spesso fanno più di un lavoro. Ci stiamo recando in un'azienda agricola, il Kalkos, il raggio leninista a Petrovo-Dalnie, 30 km fuori Mosca. È sicuramente un'azienda modello, non sembra avere problemi. Circa 1300 persone lavorano su 3000 ettari. I dati produttivi sono eccellenti e nell'85 sono stati superati gli obiettivi posti dal piano. Questo Kalkos, come la fabbrica di orologi e come ogni altra azienda, è diretto da un gruppo del quale fanno parte i tecnici, i dirigenti del partito, del sindacato e dell'organizzazione per il controllo popolare. Sicuramente la situazione delle campagne sovietiche e della produzione agricola non è quella che si riscontra in questo Kalkos. Ad esempio, i salari medi colcosiani sono intorno ai 150 rubli mensili, ma qui si guadagna dai 206 rubli dell'operaio comune ai 330 rubli delle mungitrici. Qui i contadini hanno ciascuno un paio di suini e producono frutta e ortaggi. La produzione privata colcosiana e la vendita diretta dei prodotti, è l'unica attività privata ufficialmente consentita in Unione Sovietica, incide molto notevolmente sulla produzione agricola e sui consumi alimentari. Ad esempio, negli appezzamenti di terra che i colcosiani hanno in concessione, si produce il 60% delle patate, il 40% di uova e di frutta, il 30% di carne, latte e verdura. Siamo nel Centralny Rynok, il più grande dei 26 mercati colcosiani di Mosca. Questi mercati sono 6.000 in tutta l'Unione Sovietica. In ognuno si trovano anche dei banchi statali, che non sono però mai in grado di fare la concorrenza ai privati. Dovrebbe esserci per legge un limite ai prezzi dei prodotti. In realtà vige la legge della domanda e dell'offerta. E i prezzi spiegano perché nelle campagne vi sia la possibilità di diventare molto ricchi. Non tutti i colcosiani naturalmente possono arricchirsi, ma solo quelli delle regioni più fortunate dal punto di vista della ricchezza delle terre e del clima. Si tratta spesso di colcosiani provenienti dalle regioni meridionali e asiatiche. I volti delle venditrici e dei venditori denunciano fisionomie della Moldavia, dell'Ucraina, delle regioni caucasiche, dell'Uzbekistan.
In molti casi i contadini portano direttamente i loro prodotti ai mercati. Partono ad esempio la mattina in aereo dalla Georgia con frutta e fiori e rientrano la sera con i danari. Ma a quanto pare, e viene denunciato, si è creata ormai una grossa rete di intermediazione. A Mosca e nelle altre città esistono dei cosiddetti referenti ai quali viene fatta arrivare la merce e saranno essi stessi a venderla, esercitando così un mestiere, il commerciante, il bottegaio, che qui ufficialmente non può esistere. E non è questa la sola situazione illegale, ma largamente inevitabile. I prodotti dal colcosiano al referente arrivano ad esempio attraverso camionisti e ferrovieri che ricevono adeguate mance. La merce dei contadini sui banchi del mercato non solo è più abbondante di quella che si trova sui banchi dello Stato, ma è migliore, più fresca e meglio conservata, proprio perché arriva rapidamente alla vendita. Lo Stato non regge la concorrenza, anche perché le merci giungono ai punti di vendita deteriorate. Qui si nota che se è vero che i prezzi dello stesso prodotto sono 2 o 3 volte inferiori al banco dello Stato rispetto a quello privato, è anche vero che la metà del prodotto statale è spesso inutilizzabile. Lo Stato vende le mele a meno di 1,50 rubli al chilo, il privato dai 3 ai 5 rubli. Le patate costano al banco dello Stato 10 copechi, cioè 1/10 di rublo, al banco privato 60 copechi. La carne costa al banco dello Stato tra i 2 e i 3,50 rubli al chilo, al banco privato tra i 7 e gli 8 rubli. Sono paragoni spesso teorici, dal momento che gli stessi prodotti non sempre si trovano sui banchi dello Stato. Allora rimane solo il colcosiano. Un chilo di pomodori costa tra i 10 e i 15 rubli, cioè incide su un salario medio quanto l'affitto e le bollette. Un chilo di pere tra i 6 e gli 8 rubli, una gallina 15 rubli. Sembrano e sono cifre molto alte rispetto alle paghe medie sovietiche. In un Renok, più che altrove, si ha la prova che il livello dei consumi è determinato non dalla disponibilità di danari, ma dalla scarsezza dei beni. È un fatto che questi prodotti, per quanto costino, si vendono, ed è un fatto che le famiglie sovietiche hanno gratis dallo Stato molti servizi e spendono pochissimo per l'affitto, ma pagano un'enormità per mangiare. Una casa dei matrimoni. Le coppie arrivano di continuo, anche 35 al giorno. Firmano le pratiche e attendono il loro turno. L'ufficiale di Stato civile celebra il matrimonio e consegna alla coppia che si sposa per la prima volta un assegno di 200 rubli, formalmente per l'acquisto delle fedi. Svetlana e Stanislao hanno 20 anni. Lei è studentessa di economia, lui autista. Sono molto giovani e a quanto risulta dalle statistiche, gran parte di questi matrimoni sono destinati a fallire. Le coppie troppo giovani non hanno ancora creato le condizioni per rendere duratura la loro unione. Uno dei problemi maggiori sembra essere quello della casa. Non è facile ottenerla e quindi le giovani coppie vanno a convivere con i genitori di lui o di lei. Gli ultimi dati ufficiali risalgono all'83, informano che quanto a numero di divorzi, l'Unione Sovietica ha superato gli Stati Uniti. Su 2.800.000 matrimoni celebrati, vi sono state nello stesso anno 950.000 richieste di divorzio. Tra le cause principali delle richieste vi sono innanzitutto l'alcolismo, poi l'adulterio e i maltrattamenti. Una situazione preoccupante, a tal punto che il programma del partito si occupa esplicitamente della famiglia, alla quale è attribuita la funzione, è scritto, di educare le nuove generazioni e di formare il carattere dell'uomo, del suo atteggiamento verso il lavoro e verso i principali valori etici. Risuonano in queste parole i toni moralizzatori di Gorbaciov e del nuovo gruppo dirigente. Le vittime più evidenti della campagna moralizzatrice sono stati funzionari e dirigenti del partito, dello Stato e dell'amministrazione. Ma su un piano più generale, di massa, chi ne ha fatto le spese sono stati coloro che amano eccessivamente la vodka.
Siamo davanti a un negozio di superalcolici sulla via Gorky. Negli ultimi mesi a Mosca sono stati chiusi 280 negozi di questo tipo. Da 470 che erano, ne sono rimasti 190. I superalcolici e tutti gli alcolici si possono vendere solo dalle 2 alle 7 del pomeriggio e si possono consumare nei locali pubblici dalle 2 alle 10:30 di sera. Il nuovo piano prevede la riconversione produttiva di una buona parte delle fabbriche di vodka e altri superalcolici. La campagna contro l'alcolismo non è davvero popolare e proprio per questo dà il segno di quale sia la volontà riformatrice e moralizzatrice dei nuovi dirigenti. Questo signore in metropolitana sta leggendo il Krakadil, il famoso giornale satirico. Basta sfogliarne le pagine e guardare le vignette per individuare quali siano, in Unione Sovietica, i problemi di volta in volta in primo piano. La produzione cartacea di documenti, direttive, eccetera, è evidentemente eccessiva. Questo capo ufficio o dirigente informa la donna delle pulizie che il prossimo anno il suo piano di lavoro sarà raddoppiato, cioè dovrà buttare via il doppio della cartacea. Lo scarico delle merci non funziona come dovrebbe. Anna Karenina viene avvertita che si è stesa sul binario troppo presto. Questo individuo dice del campione di judo: si dà troppe arie, mi basta scrivere una lettera anonima per distruggerlo. È impossibile avere delle iniziative. Ecco che un capo dice ad Archimede: come ti sei permesso di dire Eureka prima di venire nel mio ufficio? A proposito degli sprechi, si usano pezzi di robot per portare della sabbia. Materiali destinati alla costruzione di un palazzo spariscono per essere utilizzati nella costruzione di garage privati. Una signora dice all'altra: quella mano diventa sempre più pesante, a proposito dei commessi che si arricchiscono rubando la merce e rivendendola. Negli ospedali non vi è abbastanza igiene. Un paziente viene dimesso e un altro osserva. Se ne va proprio ora, quando era il suo turno di fare le pulizie. Il Krakadil c'è sempre stato, ma forse la sua satira è diventata oggi più efficace, meno riguardosa verso il potere. Sicuramente quello che è mutato in questi ultimi mesi è il ruolo dei mass media. Sta cambiando il linguaggio e il modo di comunicare dei media, persino quello della Pravda, che è l'organo del Partito Comunista. Ha una tiratura complessiva di 11 milioni e mezzo di copie. Sulle pagine della Pravda, ad esempio, senza precedenti, dibattiti con opinioni diverse sul tema della riforma economica. Nello stesso programma del partito è scritto che la stampa, la televisione e la radio sono chiamate a convincere la gente con la chiarezza politica, con la profondità dei contenuti e l'accessibilità dei loro interventi. I mutamenti maggiori, quelli più evidenti, sono avvenuti nell'informazione televisiva. Abbiamo visto un paio di filmati trasmessi dal telegiornale. È un modo di informare che qui non si era mai visto. Ad esempio, si sono cominciati a fare dei dibattiti in diretta. Insieme al vice direttore Leonid Lipovetsky assistiamo proprio alla preparazione di un telegiornale. Ci viene spiegato che sono la stessa personalità di Gorbaciov, il suo modo di lavorare e di agire, che facilitano il lavoro di giornalisti, che consentono una maggiore duttilità e rapidità nel valutare le notizie e nel trasmetterle. Ad esempio, sull'Afghanistan, anche questa sera si annuncia un servizio, si informa non solo più di prima, ma in modo diverso, mostrando le azioni dei partigiani e quanto sia sanguinosa quella guerra. Il cambiamento forse più significativo consiste nel fatto che, mentre prima la fonte autorizzata di qualsiasi notizia era solo l'agenzia ufficiale TASS e nulla poteva essere comunicato se non dopo la TASS, ora invece non vi è più questa regola o quest'obbligo. Queste novità non sono probabilmente ancora generalizzate e consolidate, ma vi è sicuramente il tentativo di sburocratizzare anche tutto il sistema dell'informazione e di responsabilizzare chi vi lavora. Giornalisti, impiegati e tecnici della televisione sovietica sono rimasti impressionati dal fatto che il congresso dell'organizzazione di partito sia stato tenuto per la prima volta da un membro del Politburo, Yegor Ligachev, che è anche considerato il numero due della nuova gerarchia del Cremlino. Signor Zagladin, come definirebbe lo stile Gorbaciov? Posso rispondere che, secondo la nostra opinione, l'opinione della gente sovietica, lo stile di Mikhail Gorbaciov è improntato allo stile di Lenin.
Uno stile caratterizzato dalla precisione e dalla chiarezza dei principi, dalla coerenza nella loro realizzazione. Lo stile di Gorbaciov è rettitudine nel porre i problemi, è onestà nell'impostazione di qualsiasi tipo di problema, è il modo di dire la verità apertamente, sia che si tratti di fenomeni negativi che positivi. Quello stile è il modo di proporre soluzioni realistiche. Così definirei lo stile di Mikhail Gorbaciov. Vadim Zagladin è deputato al Soviet Supremo, membro del Comitato Centrale e primo vice responsabile della sezione esteri del partito. È uno degli uomini al vertice della cosiddetta nomenclatura, cioè di quel ceto che assomma le responsabilità e i poteri nel sistema politico sovietico. La sua è stata una risposta formale e forse non poteva non esserlo. Ma sarà interessante, dal nostro punto di vista, mettere insieme le risposte che Vadim Zagladin e Roy Medvedev ci hanno dato sugli stessi argomenti, o argomenti simili, nel corso di interviste avvenute ovviamente in tempi e luoghi diversi. Quale importanza avrà in particolare il 27° congresso? Per noi il 27° congresso è molto importante. È un congresso ordinario, non è certo un congresso straordinario, ma la sua importanza è determinata dal fatto che questo congresso deve adottare la nuova redazione del programma del partito e tracciare il piano per lo sviluppo del paese fino al 2000. Quello che discuteremo e decideremo in questo congresso sarà appunto quello che porteremo con noi nel 21° secolo, nel nuovo millennio. Già per questo il congresso avrà una grande importanza. Certo, il 27° congresso del partito è un congresso cruciale. Sta finendo, o è già finita, un'epoca, l'epoca di Brezhnev, e ne comincia una nuova, quella di Gorbaciov. Ogni congresso del partito che avviene fra due epoche porta con sé grandi aspettative. Si può già dire che il 27° congresso sarà importante perché verrà eletto un comitato centrale del tutto nuovo. L'organico del comitato centrale sarà rinnovato almeno del 60-70%, più della metà. Credo che dei vecchi membri del Politburo resteranno soltanto Gorbaciov e Gromyko. Tutti gli altri saranno nuovi rispetto a quelli eletti al 26° congresso. Per la prima volta avete invitato al vostro congresso delegazioni di partiti socialisti e socialdemocratici. Che cosa è cambiato? Molte delegazioni prenderanno parte al nostro congresso. Saranno ospiti anche i rappresentanti di alcuni partiti socialisti, socialdemocratici e laburisti. Perché li abbiamo invitati? Perché negli anni passati, e proprio in questi ultimi anni, abbiamo sviluppato le relazioni con molti partiti dell'Internazionale Socialista, prima di tutto sulla base della comune lotta per la pace contro la minaccia della guerra nucleare. Questa è stata una buona base per la nostra cooperazione, nonostante rimangano certamente non poche divergenze, differenze di vedute tra di noi, che riguardano questioni teoriche, di principio e altre questioni. In secondo luogo, siamo sempre partiti dal fatto che la socialdemocrazia, la corrente socialista nel movimento operaio, è una delle correnti più grandi e importanti dello stesso movimento operaio. È una corrente che ha un determinato peso da non sottovalutare sia in Europa che altrove. Noi abbiamo sempre considerato normale lo sviluppo dei contatti in generale, tuttavia questi contatti, a causa di diverse ragioni, e qui non è il caso di addentrarsi nella storia, non si sono verificati. Ora li abbiamo allacciati. Il programma che sarà discusso al congresso appare contraddittorio tra le sue parti. È realistico e pragmatico laddove si parla dei problemi dell'economia e della coesistenza pacifica. Appare invece tradizionalmente e rigidamente ideologico, ad esempio sull'analisi del capitalismo e delle società capitalistiche e sul movimento operaio e comunista internazionale, dove il PCUS sembra comunque riservarsi il diritto del giudizio. Qual è la sua opinione? Non sono d'accordo con lei. Mi sembra che non ci siano contraddizioni o differenze tra le parti integranti del programma. Tutte le parti scaturiscono dalle nostre vedute ideologiche, dalla teoria alla quale attingiamo, il marxismo-leninismo. E tutte le parti sono contrassegnate da un carattere, non direi pragmatico, ma piuttosto realistico. Lei ha menzionato le parti che sono dedicate alla crisi del capitalismo e al movimento operaio. Va bene. Tutto quello che riguarda la crisi del capitalismo, tutto quello che è scritto nel nostro programma, è lo stesso che scrivono autori marxisti e non marxisti in migliaia e migliaia di opere edite in Occidente.
Per quanto riguarda il movimento operaio, vi è da una parte l'analisi di questo movimento e dall'altra l'esposizione della nostra politica. Capisco che non tutti possano essere d'accordo con questa politica, ma è una politica volta a mantenere il contatto, prima di tutto, coi partiti comunisti, a sviluppare le relazioni con essi sulla base della parità dei diritti, del rispetto reciproco e del metodo della discussione laddove è necessaria. Sono d'accordo con lei che il programma del partito non è un documento integrale, un documento ideologico dove tutte le conclusioni vengono concordate con tutte le premesse. È un documento complesso, che ha molte contraddizioni, molte formulazioni inesatte e invecchiate. Alcune invece sono nuove, più moderne. Vi sono alcune cause di questo stato di cose, ma non credo che dipenda dalle divergenze fra i dirigenti attuali. Il fatto è che la decisione di elaborare una nuova versione del programma del partito fu presa già durante il 26° congresso. Da allora, alla stesura del programma, hanno messo le mani Brezhnev, poi Andropov, Chernenko e Gorbaciov. Ecco come tutti questi cambiamenti al vertice, nell'arco degli ultimi 5 anni, hanno dato l'impronta al programma del partito. Lo hanno reso non abbastanza chiaro, poco preciso. Insomma, un documento poco scientifico. Secondo lei, allora, non c'è stata in particolare una lotta politica all'interno del gruppo dirigente? Certo, durante quest'anno ci sono state molte divergenze all'interno dei quadri dirigenti del partito. All'interno di qualunque organo politico esistono delle divergenze. Queste divergenze da noi si traducono nel fatto che nell'ultimo anno 3 membri del Politburo hanno lasciato il loro posto. All'interno del Comitato Centrale c'è stato un nucleo più dinamico, più energico, capeggiato da Gorbaciov, Ligachev, Ryshkov, Chebrikov, Vorotnikov e insieme un'ala più conservatrice con a capo Tikhonov. In quest'ultimo gruppo c'erano anche Grishin, Romanov o persone come Scherbitsky e Kunayev. Perciò, in questo senso, le divergenze all'interno del Politburo ci sono state e si sono manifestate nella politica del partito in quest'ultimo anno. Assistiamo da alcuni mesi a un continuo rinnovamento dei quadri ai vari livelli nel partito e nello Stato. Qual è il suo commento? È vero, c'è in corso da noi un rinnovamento dei quadri. In grande misura questo fatto è dovuto a un ricambio generazionale. D'altro canto siamo di fronte a un fenomeno di altra natura. Sono di fronte al partito e allo Stato problemi nuovi, compiti nuovi che richiedono maggiori competenze e conoscenze. Questi compiti esigono che alcune vecchie tradizioni siano lasciate nel passato. È naturale che in questi casi si sia costretti a sostituire alcune persone. La sostituzione di dirigenti che è in corso è un processo normale. Occorre da una parte garantire la continuità della nostra politica, ma dall'altra anche il suo rinnovamento. Osserviamo, direi, un progresso sociale. Gli anziani vengono sostituiti dai più giovani. Questa è la nuova generazione dei leader del nostro paese. Burocrati del partito vengono sostituiti da persone che possiamo senz'altro chiamare tecnocrati. Sta accadendo qualcosa di simile a quella che in Occidente veniva chiamata la rivoluzione dei managers. Arrivano persone esperte nel proprio ramo, laddove erano burocrati del partito, gente senza alcuna competenza. Da noi è entrato in uso il termine rivoluzione della nomenclatura. Forse bisognerebbe chiamarla rivoluzione dell'antinomenclatura, perché sta cambiando la composizione di tutta la nomenclatura, di tutti i quadri dirigenti. Ma non sono democratici o liberali, questi sono duri tecnocrati. Questi cambiamenti li considero positivi, anche se per ora non si può parlare di democrazia e di liberalizzazione. Lei sa che in Occidente si condiziona spesso l'evoluzione dei rapporti est-ovest al ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan e al rispetto dei diritti dell'uomo in Unione Sovietica. Che cosa può rispondere? Se iniziamo dall'Afghanistan, possiamo dire che le nostre truppe, in numero abbastanza limitato, sono entrate in quel paese per contrastare un'invasione straniera. Il fatto che tale invasione abbia avuto luogo e continui può essere confermato da fattori diversi. Negli ultimi tempi abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno speso cifre pari a centinaia di milioni di dollari per fomentare le azioni belliche in Afghanistan. Non appena cesseranno queste azioni, le nostre truppe non avranno niente più da fare lì e se ne torneranno a casa. Più presto accade e meglio è. Noi siamo a favore di una soluzione politica. Ha chiesto poi dei diritti dell'uomo. Sa, i diritti dell'uomo nel nostro paese, se si intendono proprio i diritti dell'uomo e non un'altra cosa, sono garantiti, a mio avviso, in misura più piena che in molti altri paesi. Comunque sono garantiti meglio che nel mondo capitalista. Da noi tutti i cittadini godono di uguali diritti
e hanno uguali doveri. Quando in Occidente si parla di diritti dell'uomo in Unione Sovietica, si intende in genere qualche persona che ha violato la legge ed è stata punita. Se una cosa del genere accade negli altri paesi, è considerata normale e non come una violazione dei diritti dell'uomo. Se succede da noi, invece, è subito una violazione dei diritti dell'uomo. Bene, vuol dire, evidentemente, che abbiamo idee diverse su questa questione. Qual è la situazione del dissenso all'interno dell'Unione Sovietica? Devo dire che il movimento dei dissidenti attualmente si può considerare liquidato. In Unione Sovietica, nella società sovietica, sono rimasti dissidenti singoli, singoli personaggi. Sakharov vive in esilio e non sta più a capo di nessun movimento o di un qualche gruppo di dissidenti. Esiste come singolo personaggio, come un uomo solo. Lo stesso si potrebbe dire degli altri partecipanti al movimento dei dissidenti, a parte quelli che sono partiti per l'estero o che si trovano in prigione o in esilio. L'epoca di Brezhnev ha portato alla totale liquidazione del movimento dei dissidenti e Andropov, durante i suoi 15 mesi di leadership, ha ultimato il lavoro. Perciò, per Gorbaciov, ora, il problema dei dissidenti non esiste. Che cosa intende esattamente? Il movimento dei dissidenti ha cessato di esistere per diversi motivi. La parte più grande è partita per l'estero, sotto la pressione dei governanti sovietici. Una parte dei dissidenti, alcune centinaia, si trova ancora in prigione o in esilio. Molti degli ex dissidenti sono spezzati psicologicamente. Hanno cessato la loro attività. È sera, a Mosca. La gente passeggia lungo la via Gorki. L'hotel centrale, una volta si chiamava Hotel Lux. Vi alloggiavano i dirigenti dell'Internazionale Comunista. Lungo i suoi corridoi e nelle sue stanze sono avvenuti alcuni degli episodi più oscuri degli anni dello stalinismo. La gente passeggia lungo l'Arbat, la via elegante del centro storico. Affolla le librerie. Si vendono anche i manifesti ufficiali di Gorbaciov. Il suo stile non è ancora arrivato, evidentemente, fino ai curatori dell'iconografia. Decine di persone si accalcano davanti ai cinema e ai teatri, nei ristoranti e nelle pizzerie. Si ascolta la musica e si balla. L'era di Gorbaciov è appena iniziata. I progetti e le ambizioni sono molti. Avranno la sanzione ufficiale la prossima settimana, al 27° congresso, il primo congresso di Gorbaciov. Come e dove finiranno progetti e ambizioni è onestamente difficile dirlo. Non si tratta solo di evitare il rischio delle previsioni. La vera difficoltà è quella di sfuggire alla tentazione comune a tanti osservatori, amici e nemici di questo paese, di fare previsioni sul metro delle proprie idee o dei propri desideri. Abbiamo ascoltato Medvedev. Ha avvertito di non pensare agli sviluppi della situazione sovietica in termini di democratizzazione e di liberalizzazione. Sono termini ai quali siamo abituati, ma nei nostri paesi al sistema democratico parlamentare, che sono poi questi paesi una piccola parte del pianeta. In questa parte del pianeta la storia è un'altra. L'Unione Sovietica si estende da ovest a est per oltre 172 gradi di longitudine, cioè su quasi tutta la larghezza dell'emisfero. Lo scorrere del tempo lungo questo territorio è scandito da 11 fusi orari. Quando a oriente albeggia, a occidente tramonta il sole. Questo paese è una delle due potenze mondiali. Esso rappresenta sul pianeta un punto di riferimento per molti e molti popoli. Con il suo sistema politico, con la sua storia, occorre convivere. Non ci sono alternative. Abbiamo cercato di individuare gli enormi problemi con i quali l'Unione Sovietica si sta confrontando. Abbiamo cercato di capire perché quella di Gorbaciov è una grande sfida all'interno stesso del suo paese. Il paese dei Soviet appare impegnato a dimostrare, soprattutto a se stesso, che il sistema socialista può assicurare lo sviluppo e la crescita del benessere e probabilmente anche un rinnovato ruolo delle istituzioni, in grado, se non di accettare le forme della democrazia, di arricchire le forme della partecipazione e del consenso.
Se Gorbaciov, i nuovi dirigenti, vinceranno questa sfida, il prestigio dello Stato socialista peserà sempre più per i fatti, anziché, come troppo spesso avviene, per quella dimensione ideologica, quella eticità dello Stato e del partito che tendono comunque a giustificare tutto e che rendono più lontano, più diverso e quindi più temibile dal punto di vista di una democrazia quello che viene chiamato socialismo reale. Thank you.